Quindi vi chiedo un gigantesco applauso per Andrea Chiappini. Buonasera, Matteo Fallica. Come state? Bene, siete comodi? Stand up comedy, eh? Questa sarà la più bella dei miei prossimi minuti. Sparate così, vai. Sono Andrea Chiappini, vengo da Piacenza. Piacenza è la città più brutta del mondo. Un applauso, bravo. Peggior posto dove nascere, crescere e vivere. Dopo Foggia, scusate. Foggia è peggio. Foggia è peggio. Ci sono foggiani? Vi abbraccio forte. Vi abbraccio. A Piacenza quando si vota alle elezioni, qualsiasi elezioni siano, Lega e Fratelli d'Italia insieme prendono il 57% dei voti. Uno su due Piacenza è un nazista. Se non sei tu e la tua compagna, non si scappa. Io per non rimanere fuori dal giro ho cominciato a rispondere agli avvoli. Comunque, parliamo di cose serie. Chi prima di venire qui stasera si è masturbato? Tanto non mi vedo, quindi chissà se qualcuno ha risposto sì o no. Io poco prima di salire su questo palco, l'ho fatto qua nel bagno, mi raccomando non andateci, maniglia un po' viscosa adesso, eh? Aspettate che si secchi un attimino. In realtà l'argomento segue è molto interessante, è abbastanza divertente. Siamo tutti mancini, noi uomini, siamo diventati mancini perché con la destra dobbiamo usare il mouse, quindi siamo diventati mancini. Una sega adesso può durare delle ore, perché iniziamo, dobbiamo cercare il sito porno, ovviamente, a meno che non vi seguiate su repubblica.it, però tendenzialmente porno ce ne sono tantissimi, ne scegli uno, poi ci sono le categorie, ce n'è per tutti i gusti, le vecchie che vanno con i giovani che vanno con i giovani, le vecchie che vanno con i vecchi, i neri col cazzo piccolo che bevono il tè verde col miele, insomma, per tutti i gusti lo devi scegliere la categoria. Le mini preview, tutti i fotogrammi per capire qual è il filmato giusto per te in quel momento, lo fai partire finalmente, ma poi vedi che la trama ha dei buchi pazzeschi, la fotografia non è all'altezza, e allora devi cambiare filmato, magari cambi categoria, magari cambi anche sito, hai digitato Pornhub all'ora di cena e sborrato ancora di andare a letto e lavarti i denti e anche le mani, già che ci sei. A me piace come categoria il porno italiano amatoriale, finto però, cioè scene di vita normale però palesemente falsate, palesemente recitate. Ne ho visto uno l'altro giorno, una tizia va dal piastrellista a comprare le piastrelle, naturalmente con dei pantaloni trasparenti e con un tanga spesso come un filo interdentale. Il piastrellista potrebbe mostrare un catalogo, un portfolio, invece no, le indica un bancale di piastrelle in un angolo. La tipa si abbassa per scegliere e il piastrellista da dietro si mette a guardare quel culo spettacolare, lo avrei fatto anch'io. Quello che non avrei fatto è tirarmi fuori il cazzo e cominciare a segarmi. Sprezzante. Un applauso al piastrellista, ovviamente. La tipa se ne accorge, si gira e cosa fa? Chiama i carabinieri, scappa urlando? No, si indigna e dice: ma come ti permetti? Mi sembra uno scandalo. E più si indigna, più si avvicina al piastrellista. Ma è una vergogna, non si può, ma veramente in questi tempi una cosa del genere, inizia a succhiargli il cazzo. Ed è veramente così. Io mi sono dovuto poi abbonare a Pornhub Premium, perché non so mai come vanno a finire questi filmati. Devo per forza abbonarmi, spoiler, alla fine vengono in faccia. Così me lo risparmiate l'abbonamento. Una cosa che me lo fa mosciare all'istante è quando il titolo di qualche amatoriale è scritto in un italiano sbagliato. Per esempio, scopo la moglie del vicino e gli vengo in faccia. Me lo fa mosciare, quindi Pornhub permette i commenti, no? Quindi vado subito a commentare e scrivo e le viene in faccia. Italiano, sennò veramente. Se postate le vostre scopate, se le caricate, mi raccomando il titolo in italiano corretto. Una cosa divertente che c'era invece quando io andavo a scuole medie, quando ero un ragazzino, erano le seghe di gruppo. Quelle erano belle. Non so se c'è ancora questa tradizione, perché andare fuori da una scuola media, da un dodicenne, dire ciao, sono Andrea Chiappini, ho 39 anni. Mi piacerebbe sapere se poi i tuoi compagni ti trovate
al pomeriggio segandovi tutti insieme. Non si può fare, rimarrò col dubbio. Comunque erano belli, era come una canna, no? Una canna porti del fumo, rolli, socializzi, la passi. Era sera di gruppo, era uguale, portavi una videocassetta porno e poi tutti insieme ci si segava. E c'era spazio anche per facce nuove, tipo sono Andrea C, ciao a tutti, sono due settimane che non mi seguo. E tutti che tiravano fuori ombrelli, kiwi per l'evenienza. E però c'è questo fatto vero, che potete controllare tranquillamente, che anche i Beatles facevano sega di gruppo. Questo è un fatto vero, anche i Beatles facevano sega di gruppo. Sarà per questo che hanno scritto Come Together. Che tra l'altro come faceva, c'era Come Together. In realtà non si venivano addosso, ma venivano tutti su Paul McCartney, perché tanto era un sosia. Sono Andrea Chiappini, grazie. Mi trovate su Instagram, YouTube, TikTok e tra un paio d'ore anche a casa mia. Grazie. Andrea Chiappini, fate un grande applauso.